A Caffè Italia, le letture di Dario Albertini. Cari ascoltatori di Caffè Italia, bentrovati da Dario Albertini, benvenuti nel mio spazio dedicato alla lettura. Lettura che da qualche settimana ho iniziato a dedicare agli scritti di grandi pensatori orientali e capi spirituali di diverse fedi o comunque filosofi e maestri spirituali che hanno lasciato un segno e che ricorrono tanto nelle citazioni quanto nei discorsi e talora già nel modo di vivere di molte persone. La fede nel suo risvolto pratico. Queste letture che vado selezionando non hanno certo nulla di dogmatico, sono esclusivamente degli spunti di riflessione con l'auspicio che possano farci bene, a me per primo che vi parlo. Dopo una prima lettura tratta dagli scritti di Osho, oggi ve ne propongo una seconda tratta da Crea il tuo destino, le intuizioni che cambiano la vita. Dice Osho nella sua introduzione: le mie sono soltanto indicazioni, non sono definizioni. Prendetele in modo fluido. Non prendete mai ciò che io dico in modo rigido. È una visione vaga, indefinita, crepuscolare. Il panorama che io disegno non assomiglia a un mondo rischiarato da un sole limpido e splendente. In questo caso le cose sarebbero ben chiare e definite. Viceversa, nel crepuscolo, allorché il sole è tramontato e la notte non è ancora scesa, sono presenti entrambi. Ecco, in quell'intervallo tra la luce e le tenebre, prendete così qualsiasi cosa io vi dica. Rimanete fluidi, fluttuanti. Non create mai rigidità intorno al vostro essere. Non diventate mai definibili. Mi pare il giusto corollario a quanto ho detto in apertura. E adesso, da Crea il tuo destino, le intuizioni che cambiano la vita, vi leggo questo breve estratto dal titolo La via della verità. La parabola è un modo per dire una cosa in maniera indiretta. La verità non può essere affermata in modo esplicito, perché sarebbe troppo violento, troppo aggressivo, troppo maschile. Si può esprimere solo in modo estremamente obliquo. Vi si può alludere, la si può lasciare intendere. Non puoi essere convinto dalla verità, puoi solo esserne persuaso. E il maestro non ti convince mai della verità, ma ti ci conduce con la seduzione. Le parabole sono molto affascinanti e possono anche colpire all'improvviso persone che non erano affatto alla ricerca della verità, rendendola ad un tratto accessibile. Le storie, inoltre, piacciono alla gente e tendono a fissarsi nella coscienza. È difficile dimenticarle e molto facile ricordarle, perché riescono a trovare il modo di raggiungere il centro più profondo del tuo essere. Ho voluto leggervi questo piccolo estratto da Crea il tuo destino, le intuizioni che cambiano la vita, lo stesso libro da cui vi leggerò qualcosa la prossima volta. A Caffè Italia, le letture di Dario Albertini.